Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa prima recensione in questo mio nuovo canale. Oggi ci ritroviamo a parlare di un videogioco che è sicuramente passato tra le mani e tra le console di quasi tutti noi, anche quelli che non sono legati così profondamente alla saga di Harry Potter come me. E fidatevi che ne ho le prove. Sì. Di solito quando si fa una recensione di di qualsiasi cosa, che sia un libro, un film, un videogioco, si inizia dicendo la trama di quest'ultimo. Però, se stiamo parlando di Harry Potter, cioè il successo di Harry Potter è mondiale. Tutti sanno la storia di questo povero disgraziato che va in questa scuola disgraziata per uccidere un disgraziato. Perfino il mio cane la sa. Non è vero, Teddy, che lo sai anche tu? Non è vero? No? Ah, cagare! Quindi vi leggerò quello che c'è scritto nel manuale di gioco, che riassume un po' quello che succederà nel gioco. Riassume. Parolone! Oserai ritornare a Hogwarts? Essendo un giovane apprendista mago, Harry Potter non vede l'ora di lasciarsi alle spalle il mondo della gente comune e di tornare alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts per frequentare il secondo anno. Durante le vacanze estive, però, nella sua camera compare un insolito personaggio che porta con sé un avvertimento inquietante. Se Harry Potter tornerà a Hogwarts, succederà qualcosa di terribile! No, non mi abbiamo detto nulla, ti prego, no! Quando inizia il nuovo anno scolastico, questa sinistra profezia sembra avverarsi. No, la McGranit, no! Accadono eventi strani e orribili. Harry si trova sempre sulla scena del misfatto. Regna il panico, ma nessuno sa con chi o con cosa prendersela. Potrebbe essere Draco Malfoy, il responsabile degli attentati? È forse coinvolto Hagrid? Vi aspetto su Rete 4. Harry non sa di chi sospettare, ma quando i suoi compagni scoprono che è in grado di parlare in serpentese, diventa l'indiziato numero uno. Con l'aiuto dei suoi migliori amici, Ron e Hermione, toccherà a Harry risolvere il mistero e riscattare il proprio nome, prima che venga fatta un'altra vittima e che Hogwarts sia costretta a chiudere per sempre. Quello che vi è stato appena letto è tutto certificato sul libretto, se non mi credete andatelo a guardare. Rotti pacci! Parlando in generale di questo videogioco, devo dire che è stato fatto veramente bene. Dal primo Harry Potter, sempre per PlayStation 1, sono stati fatti tantissimi miglioramenti significativi. La stessa Hogwarts viene fatta più grande, con più stanze da esplorare per andare in cerca delle leggendarie figurine streghe e maghi famosi, senza tralasciare le gelatine sparse in giro. Si dà addirittura una maggiore importanza al dialogo fra i vari personaggi. Infatti in questo capitolo non abbiamo più il povero Harry sfigatello che si prende, cioè che si assorbe tutte le offese che gli vengono fatte da parte, che ne so, di Drago Malfoy oppure di quel procio di Pix. Lui risponde: ma come cazzo sei permesso? Harry, tu sei un frocio. Oh, ma tu non hai una mamma, non è così? Fai schifo, coglionazzo! Sei un brutto coglione. Tutti ti prendono per il culo perché parli in serpentese. Sei uno sceccone. Ah, ma poi mi puoi dire una cosa? Sì, dimmi. Ma vaffanculo, a te chi t'ha fatto, porco zio? Quindi ringrazio il doppiatore che si è preso la briga di doppiare le scene come quella che avete appena visto, e anche se poi il doppiatore non è quello originale del film, però grazie. Se vieni, se passi da casa mia, ti offro una tazza di tè. E sai, introdotto il voto, ovvero e la possibilità di essere votati per le prestazioni ottenute nelle lezioni che abbiamo frequentato durante l'anno. E oltre ai voti, se raggiungiamo la lezione in tempo, possiamo addirittura collezionare dei trofei. Anche se poi alla fine le collezioni tutti, e non sono tanti, non ottieni nulla, però è pur sempre una cosa carina, dai, su! Secondo me, scelta molto geniale. Poi, questo è un'opinione mia, ma secondo me la cosa che ha evidenziato maggiormente questo gioco sono i duelli tra i maghi, che secondo me è la cosa più bella del gioco, in cui finalmente c'è la possibilità di intervallare, se possiamo dire così, il nostro amatissimo incantesimo Flipendo, che ce lo mettono in ogni gioco di Harry, con altri incantesimi sconosciuti, che purtroppo quando noi useremo tali incantesimi non ci verrà detto il nome. Però sempre meglio di solito noiosissimo, porcellissimo, Flipendo. Potremmo usare l'incantesimo di fuoco che si triplicherà,
quindi inonderà praticamente il nostro avversario, però i danni inflitti a quest'ultimo saranno uguali a un flipendo normale. Poi abbiamo l'incantesimo giallo, che può essere caricato al massimo istantaneamente, però anche questo infligge gli stessi danni di un flipendo caricato al massimo normale. Poi abbiamo l'incantesimo verde, che secondo me è il più figo di tutti, perché si carica istantaneamente e infligge il doppio dei danni di un incantesimo flipendo potenziato al massimo. Poi infine abbiamo l'incantesimo celestino, che di danni è uguale a un flipendo, solo che è più veloce e te lo vedi sprecciare qui. Insomma, pochi incantesimi da poter usare, però dalle caratteristiche eccezionali. Una cosa secondo me utilissima che è stata introdotta in questo videogioco è la possibilità di usare il salvataggio automatico. Grazie EA Games per averlo introdotta, ma un grande vaffanculo per non averla introdotta qua, che vi costava. Ma lo sapete? Lo sapete quante volte ho dovuto rifare livelli noiosi perché tipo quando dovevo staccare la play mi dimenticavo di salvare? Pomeriggi, si parla di pomeriggi, disgraziati. Meno male che poi ve ne siete accorti che avete fatto una cazzata. E se no mi prendo a caccia in culo, eh? Questo capitolo videoludico ha rispecchiato il libro per la storia e tutti gli eventi che si sono verificati, ma ha rispecchiato il film per la creazione dei luoghi che possiamo visitare, come la Camera dei Segreti, la stessa Hogwarts. Infatti, per tutti quelli che hanno il cervello un po' ammaccato, che non si sono letti il libro, non sapranno mai perché all'inizio del gioco bisogna affrontare uno spettro che scassa la minchia con dei tubi che non avrà un cazzo da fare. Non saprà neanche perché bisogna ripulire il giardino dagli gnomi, cioè ma chi se l'ha inventata sta cagata? Non saprà neanche perché c'è una missione che riguarda San Valentino in cui devi scappare da dei nanetti con le ali chiamati cupidi che se ti prendono ti cantano una canzoncina. Di sicuro avranno pensato che quella canzoncina se l'avrà inventata lo sviluppatore nerd ciccione che stava programmando quella scena, no? Costa 16,50€. Magari vi rifate di nuovo il secondo titolo di Harry in un altro punto di vista. Compratelo! E scecchi! Ma adesso veniamo in un punto toccante della recensione. Parliamo di alcune curiosità del gioco che non vi dispiacerà senz'altro ascoltarle. Allora, molti di voi mi hanno chiesto, sia adesso che sia nell'altro canale, come si fa ad accedere in alcune aree del gioco. Ragazzi, molte aree sono state aggiunte in questo gioco per arricchire, per fare sembrare tutto il paesaggio che circonda il personaggio più verosimile. Infatti prima stavamo parlando di spaziosità nel castello, si è data molta spaziosità, quindi sono state aggiunte aree, stanze che non possono essere accessibili. Infatti molti mi hanno chiesto, ma come si fa ad entrare nell'ufficio di Silente? Ma come si fa ad aprire il ripostiglio degli oggetti smarriti, che lo potete trovare alla sinistra dell'entrata di Hogwarts? E se non mi sbaglio, c'è anche l'ufficio di Gal da qualche parte, chiuso a chiave. Sono luoghi tutti chiusi a chiave perché non sono accessibili. No, e anche se provate a cercare i trucchi, non li trovate, cioè non esiste un codice figo che inserendolo ti apre quella porta. Sono tutte cose, appunto, come ho detto prima, che arricchiscono la scena, il gioco, la storia del gioco. Quindi non si può. Se volete, vi mettete lì, mettete Harry davanti alla porta e ve la guardate. Ah, quanto è bello, mi piacerebbe tanto entrarci, però non posso entrare. Non si può. Poi una cosa che potrebbe essere uno sfizietto mio, ma ci tengo a dirla in questa recensione. Nella scena, nel pezzo di storia del gioco in cui la povera Hermione Granger viene pietrificata, Harry può sempre andare avanti nelle missioni, oppure può cercare di migliorare i suoi voti. E se cerchiamo di andare a migliorare il voto della lezione di erbologia, sempre in questo ambito della storia, troviamo la bella Hermione lì, alzata, bella, che sta ascoltando. Ah, non eri pietrificata, ma che cazzo ci fai? Due Hermioni! Cioè, non costava niente, in quel pezzo di storia bastava prendere il profilo del personaggio di Hermione e eliminarlo. Però no! Comunque, lasciando perdere tutte queste frivolezze che poi sono
cagate, rimarrà sempre un gioco che io personalmente lo riprenderò, lo pulirò, lo infilerò dentro la console e ci giocherò tantissime volte, perché ripeto, sono giochi che sono pezzi di me stesso, quindi non vanno di certo messi nello scaffale dimenticati, e spero che anche voi farete lo stesso, maiali. Bene ragazzi, la recensione è finita qua, ora vi lascio il link di sovrimpressione della playlist del gameplay se volete rivedervela tutta dall'inizio, oppure se volete vedervi una parte proprio che vi è piaciuta tanto e volete rivedervela, io ve la lascio qua. Invece qua c'è il video dei trucchi, dei bug che ho realizzato insieme, cioè insieme Harry Potter Giochi, che è un utente che segue i miei video, li commenta sempre, è attivo diciamo, che mi ha dato una mano nello scovare appunto tali bug che io stesso non conoscevo, quindi grazie mille, sei un grande, date un'occhiata al suo canale, giustamente dal nickname dovrete aspettarvi giochi di Harry Potter, insomma qualcosa che parli di Harry Potter, non è che può parlare di tanti. Ringrazio tutti voi veramente dei bei commenti che mi lasciate sotto i video ogni volta, cioè veramente rimango abbagliato di fronte a tale generosità, quindi più di dirvi grazie io non saprei cosa dirvi, datemi i vostri indirizzi e vi mando delle cartoline con i cuoricini. Io vi aspetto nei prossimi video ragazzi con nuovi videogiochi, nuove cose di cui parlare e niente, ciao a tutti, ciao a tutti. Ti amassi che dagli, ma e basta, zio.